Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Recovery fondi frugali propongono 350 miliardi di sussidi e 350 di prestiti. Conte dice cifre attuali sono il minimo indispensabile. Jan Rutte dice se crolla il mercato unico dovrà rispondere ai cittadini europei. La cena tra i leader si prolunga ben oltre la mezzanotte dopo che la plenaria è stata rinviata per 3 volte per consentire bilaterali e vertici ristretti. Si cerca una mediazione su entità dei fondi e governance dei piani nazionali. Durissimo braccio di ferro tra i frugali o avari, come li ha definiti il premier polacco e gli altri stati. I 4 guidati dall'Olanda di Rutte non accettano che l'ammontare dei sussidi a fondo perduto sia di almeno 400 miliardi. È circolata anche l'ipotesi che l'accordo possa essere siglato senza Amsterdam. Contro il potere di veto sui recovery plan degli altri paesi, il premier italiano ha evocato la possibilità di fare appello alla Corte di Giustizia europea. Orban dice Rutte è responsabile del caos, noi siamo con l'Italia. Giulia Maria Crespi, morta l'imprenditrice che ha fondato il FAI, aveva 97 anni. L'annuncio, stile ed entusiasmo in qualsiasi cosa facesse, hanno scritto. Nata a Merate da un'importante famiglia di cotonieri lombardi, proprietari del Corriere della Sera, è stata sposata 2 volte. Il presidente Carlo Azeglio Ciampi le ha conferito l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica. Ilva, l'ex procuratore di Taranto, il legale dei falsi depistaggi ENI. La procura di Potenza indaga e ha ascoltato i primi testimoni. Il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, ha detto era il 3 luglio 2019 e pubblicamente chiedevo al CSM di valutare la sospensione delle sue funzioni. Il procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo, perché ha le riunioni in procura sulla richiesta di patteggiamento nel processo ambiente sventuto, partecipava anche l'avvocato Piero Amara. Borsellino parla all'amico consulente informatico del pool antimafia. Ha detto nel 92 mi chiese di fare una ricerca su Berlusconi e su Via D'Amelio già un mese prima era successo qualche cosa. Giovanni Paparcuri, già sopravvissuto all'attentato di Chinnici, ha lavorato a stretto contatto con il magistrato ucciso il 19 luglio del 1992. Un giorno, una settimana prima di Capaci, mi viene a trovare e mi dice testualmente: Giovanni, hai niente su Berlusconi? Oggi Paparcuri cura il museo bunker al Palazzo di Giustizia di Palermo. Ho trovato nella stanza del dottore Falcone una signora mentre piangeva. Mi disse, era una di quelle che si lamentava del chiasso che faceva la scorta di Falcone. E sulla strage dice, secondo me qualcosa di importante è successo un mese prima di Via D'Amelio, tra il 18 e il 19 giugno. Passai a trovarlo, mi guardava e non mi vedeva. Il racconto appunto dello scenario pochi minuti dopo l'esplosione. Fondi Lega, Luca Sostegni resta in carcere. L'intercettazione dice scoperchio il pentolone, danni assurdi. Il GIP di Milano dice commercialisti presero soldi pubblici. L'indagato è accusato di peculato, estorsione. L'inchiesta vede indagati anche 3 commercialisti vicini alla Lega. Innesco una serie di situazioni, appunto, che io non lo so dove si va a finire, diceva appunto l'intercettato. Notizie da Napoli e dalla Campania. Covid a Napoli, 8 contagi al giorno, ma il virus fa meno paura. A Napoli dall'inizio della pandemia, dal caso zero dell'avvocato del foro di Napoli, che di rientro da Milano andò direttamente al Cotugno per sottoporsi a un tampone, in poco più di 4 mesi si contano 1.019 casi positivi al coronavirus, di cui 862 guariti e 142 deceduti, ovvero circa 8 casi al giorno. In totale sono invece 234 i contagiati risultati asintomatici, mentre gli altri hanno sviluppato sintomi e manifestazioni cliniche più gravi e sono stati curati a casa oppure in ospedale. Attualmente in ospedale ce ne sono solo 8, 10 con gli ultimi del campo Rom e in isolamento domiciliare 11, che sono diventati 16.
Curva della morte in via Petrarca a Napoli, la proposta telecamere e autovelox. Pochi minuti dopo l'incidente di via Petrarca era già partita la proposta a prefetto, rappresentanti delle forze dell'ordine e comune di Napoli, installare telecamere di controllo lungo via Petrarca per il controllo del limite di velocità e la possibilità di far scattare automaticamente la multa in caso di superamento. La proposta l'ha fatta Francesco De Giovanni, il presidente della municipalità Chiaia, che comprende via Petrarca, guardando appunto negli occhi gli interlocutori. Notizie dalla Puglia. Un bambino di 2 anni muore dopo essere stato investito dall'auto del padre. Morto nella notte un bambino di 2 anni in seguito a un incidente. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe stato investito dall'auto del padre nel campo Rom di Giapigia. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il bambino all'ospedale di Venere, ma le sue gravi condizioni hanno portato poco dopo al decesso. Nuovo caso di Covid a Noicattaro, cittadino rientrato dall'estero. Un nuovo caso di Covid è stato registrato a Noicattaro del Barese. A darne notizia è stato nella mattinata il sindaco del comune, Raimondo Innamorato, durante una diretta social. Dice: si tratta di una persona rientrata dall'estero che probabilmente non ha rispettato le regole sul distanziamento e sulle protezioni individuali. Notizie da Treviso e dal Veneto. Ponte di Piave rischia di soffocare per un boccone, papà lo salva con le istruzioni del 118, il genitore ha praticato sul figlio di appena 1 anno la manovra di Heimlich, spiegata al telefono dall'operatore del SUEM. Treviso, Sant'Antonino si ribella al terraglio est, vertice tra Casugana e Veneto Strade. La giunta Conte chiede più mitigazioni ambientali vicino al futuro sottopasso. Vernizzi apre, ma il tracciato non si cambia. Treviso, le nozze dei genitori in ospedale, la lotta di papà alla leucemia, un libro per Tommaso, l'idea di nonna Valeria, far sapere tutto al nipote, nemmeno 2 anni. Il suo diario è diventato il volume Voglio raccontarti una storia. Punti nascita della Marca verso l'accorpamento, in questa situazione 6 sono troppi, dicono. Solo Cafoncello e Montebelluna rispettano i parametri dell'OMS. Rules 2 fa intendere che Oderzo sarà chiuso e unito a Treviso e Vittorio Veneto riapre in autunno. In 2 anni prostitute più che dimezzate sulla Ponte Banas Bresiano, rapine, aggressioni e altri reati sono spesso effetti collaterali appunto della prostituzione e con il calo dell'una diminuiscono gli altri. E adesso passiamo alla rassegna stampa del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. In Friuli Venezia Giulia è sempre più alta l'attenzione per l'ambiente e il territorio. Si sta per concludere in questi giorni la raccolta delle oltre 5.000 firme per chiedere che il fiume Tagliamento riceva la massima tutela possibile e venga candidato a Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Artisti e scrittori hanno già partecipato alla petizione, a fianco delle comunità friulane, per valorizzare l'ultimo fiume alpino che scorre in libertà e che ha contribuito alla costruzione dell'identità di un territorio della storia millenaria. Anche Udine è sempre più green. Loris Michelini, l'assessore ai lavori pubblici, ha presentato il progetto della unione tra il Parco del Cormor e quello del Torre. Una nuova area verde, vasta 85 ettari di terreno, che coinvolgerà anche la pista ciclabile Alpe Adria, richiamando il turismo da tutta la regione e oltre confine. L'assessore udinese è convinto che l'idea di collegare con un ponte la parte nord con quella sud avrà molto successo, proprio a seguito dell'emergenza Covid-19. In quanto, con l'appoggio della regione e attingendo ai fondi europei, si potrà finalmente realizzare la più grande area verde urbana di tutto il nord Italia, dove la gente potrà trascorrere il tempo libero all'aria aperta, pur mantenendo le dovute distanze di sicurezza. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, cari amici, adesso riprendiamo le notizie, continuiamo con le notizie appunto dal Friuli Venezia Giulia. Scontro autoscooter grave un 17enne, l'incidente si è verificato nella prima serata, traffico in tilt al rientro da Sistiana.
traffico in tilt rientra da Sistiana, appunto ieri sera, a causare il congestionamento, un incidente che ha visto coinvolti uno scooter e una Lancia Delta. Per cause in corso di accertamento da parte della radiomobile dei carabinieri di Aurisina, il conducente delle due ruote è rovinato sull'asfalto dopo essere entrato in collisione con la fiancata dell'auto. Gorizia, senso unico lungo Corso Italia, nel giro di qualche mese cambierà radicalmente la viabilità lungo l'arteria nel cuore del capoluogo isontino. A Gorizia sarà radicalmente modificata la viabilità nell'arteria più importante della città. Nel giro di qualche mese in Corso Italia sarà infatti introdotto il senso unico in direzione nord che partirà dalla rotatoria di Piazza Saba a ridosso della stazione ferroviaria e arriverà fino a via Diaz al confine con l'isola pedonale di Corso Verdi. Scambi di carreggiata lungo la A4 per la stesa dell'asfalto drenante, cantieri a scacchiera dal casello di San Giorgio verso Venezia. Si spostano i cantieri e cambia la segnaletica sui tratti di A4 interessati in questo periodo dalla stesa dell'asfalto drenante, una delle ultime fasi di lavoro nei cantieri della terza corsia nel terzo lotto al Visopoli Gonars. Cade e batte la testa sulla cima di Freikonfel. L'infortunio per un escursionista romano soccorso a quota 1757 metri, un escursionista di 60 anni di Roma si è infortunato sulla cima del Freikonfel a Quellat, in cima adiacente al Pal Piccolo, nelle Alpi Carniche, alla quota, come dicevamo, di 1757 metri in comune di Paluzza. L'uomo, che si trovava in compagnia di altri escursionisti, è caduto dopo aver accusato un forte crampo alla gamba e ha impattato fortemente con il capo su una roccia, procurandosi una ferita laterale. Alviano, escursionista, si infortuna scendendo lungo il sentiero, incidente nella tarda mattinata nel tratto che da Casera Giais arriva a Casera Palussa. Nella tarda mattinata una 25enne di Carbonera in provincia di Treviso si è infortunata scendendo lungo il sentiero 986 da Casera Giais verso Casera Palussa in comune di Alviano. L'escursionista si trovava in compagnia di alcuni amici e percorrendo il tratto è scivolata a quota 900 metri circa sul fonte bagnato e cosparso di felci, procurandosi una forte slogatura alla caviglia che le ha impedito di proseguire il percorso. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della rassegna stampa e studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.